più prima volte, lo punto. Per so, lo quanto so. riguarda, poi purtroppo vi devo lasciare, la mortalità, anche lì abbiamo sbagliato. Cioè, allora, noi abbiamo contato in maniera diversa rispetto a come ha contato tutto il resto dell'Europa. Vogliamo dirlo questo o non vogliamo dirlo? Vogliamo continuare nell'errore? Quando abbiamo cambiato la metodologia di conteggio dei decessi, noi stiamo drammaticamente decrescendo come letalità, ma abbiamo un peccato originale che riguarda E marzo-aprile, cioè? dove chiunque arrivasse in ospedale con un tampone positivo, anche che aveva un infarto, veniva qualificato come morto per Covid. Allora, se oggi, a distanza di 9 mesi, non sappiamo guardare indietro e ammettere un errore, continueremo ad essere considerati i peggiori d'Europa. E io, francamente, da medico, non mi piace questa cosa che noi abbiamo una letalità che è 3 volte gli altri, perché siamo noi quasi che abbiamo insegnato a come fare ai tedeschi o ai francesi, eppure ci troviamo che abbiamo una mortalità, si rende conto, più alta di quella che ha l'India. Ora, io dico, va bene, è evidente che c'è un problema, secondo me soprattutto di contagio, perché qualcuno ha detto, ma in Italia ci sono persone più E allora, anziane, questa è un'altra cosa certamente. Ci sono molto persone più anziane, interessante però è anche un perché problema di contenuti. abbiamo imparato in questo difficile periodo che i numeri non sono numeri, punto e basta. Capire come vengono contate le cose diventa molto importante. Grazie professor Bassetti, so che devo andare, la ringrazio molto, ci vediamo presto. Grazie, a Buon presto. lavoro.